La notte bianca ha avuto un altro rinvio e domenica è stato cambiato un po' il palinsesto, restano confermati tutti i luoghi, tutto quello che è ovviamente la movida prevista. In questa occasione qual è stata la cosa più complicata? Ma diciamo innanzitutto che quest'anno siamo stati parecchio sfortunati, non ci siamo persi d'animo perché abbiamo creato noi questo appuntamento così importante che l'anno scorso ha fatto registrare oltre 200.000 presenze, il 150% di aumento dei consumi, un grande indotto di ritorno economico e quindi è una notte che serve oltre per il divertimento a muovere l'economia del turismo. Abbiamo trovato la disponibilità di Enrico Ruggeri, quindi sostituendo il palco principale dell'Arena del Mare, e poi abbiamo confermato tutti gli altri artisti. Un grande sforzo organizzativo, ma anche una grande prova. Questa sera lo spettacolo a Pescara, su cosa è incentrato, cosa vedrà il pubblico? Beh, il pubblico ascolterà soprattutto grande musica e grandissima poesia e penso soprattutto il fatto che il pubblico vedrà un protagonista che è nato poi a Pescara, che è appunto Gabriele D'Annunzio, ritornare in vita attraverso uno dei più grandi componimenti d'annunziani, che è La pioggia del Pineto. C'è stata tanta pioggia in questi giorni, noi stasera questa pioggia la esorcizziamo recitando appunto La pioggia del Pineto. E poi ci sono tante altre cose belle, le poesie di Neruda, la musica di Cicognini, grande maestro anche lui abruzzese, e soprattutto si ricorderà che Pescara è una città nata per la cultura e per la cultura.